quadro esposto a Brera nel 1859 col titolo Il bacio, episodio della giovinezza, costumi del secolo XIV, diventa subito estremamente popolare. Per due ragioni. Da una parte per l'audacia, la sensualità, l'estrema naturalezza con cui rappresenta il bacio fra i due giovani, e dall'altra perché subito è un quadro politico, un quadro che ci dice dell'adesione di Hayez all'ideale risorgimentale. Perché l'abbraccio è anche l'abbraccio, l'alleanza fra la Francia e l'Italia per le guerre di indipendenza. Quindi è questo incrocio dei due tricolori. Nelle versioni successive che Hayez dipingerà, questi due tricolori vengono esplicitati con l'aggiunta dei panneggi sugli scalini. È un quadro in costume, quindi un quadro dentro una tradizione della pittura romantica, di quadro di storia, ed è anche un quadro di teatro, un quadro che sa di teatro, un quadro in cui tutto è teatro, la luce ha quel carattere, quest'ombra portata sugli scalini, come entra il muro, quasi da quintascenza, con questa apertura nel buio, con quella figura che si allontana, l'ombra che in questo episodio di giovinezza di una nazione nascente getta comunque un'ombra di inquietudine. Sul piano delle forme unisce una tenuta lineare, estremamente fine, chiusa, che ci dice anche della formazione neoclassica di Hayez presso Canova, e dall'altra invece questo sapiente colorismo nella resa tattile e luministica e coloristica del raso, in cui Hayez pensa a Tiziano, pensa a Savoldo.